Sale la febbre in vista del return match della semifinale playoff tra Pescara e Verona. Lo 0-0 del Bentegodi è un ottimo risultato, che di certo non chiude la pratica, ma che consente al Delfino di avere a disposizione due risultati su tre. La vittoria, ma anche il pareggio, con qualsiasi numero di gol, visto che non vige il criterio delle coppe europee, che attribuisce più peso ai gol in trasferta. Dunque qualsiasi pareggio spedisce i biancazzurri in finale. Una logica che non deve trarre in inganno. Pillon lo sa bene, ecco perché dopo la gara del Bentegodi ha subito precisato che quello disputato è solo il primo tempo e che il momento decisivo saranno i 90 minuti dell'Adriatico Cornacchia. 90 minuti da interpretare con concentrazione, cattiveria e voglia di vincere. Guai a gestire troppo, le sorprese sono dietro l'angolo. L'Adriatico in questa stagione è stata una miniera d'oro. Lì il Pescara ha messo insieme circa il 70% dei punti in classifica, 38 su 55, con 11 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, una per girone, col Cittadella 0-1 e col Brescia 1-5. E Pillon sa anche bene che non sarà da ripetere la gara dello scorso 27 aprile, quando i biancazzurri, dopo il repentino vantaggio siglato da Sottil, furono troppo passivi, consegnandosi per un'ora agli attacchi scaligeri senza mai ripartire. Solo dopo il gol di Faraoni negli ultimi minuti i biancazzurri tornarono pericolosi. La lezione sembra essere servita, perché complice un miglioramento della condizione atletica, il Pescara di due giorni fa ha usato testa e coraggio, ha corso i suoi rischi, naturali quando giochi sul campo di una big che deve sfruttare il fattore casalingo, ma non ha mai rinunciato ad attaccare, creando importanti palle gol. Stavolta i biancazzurri possono contare anche sul sostegno del pubblico amico, la prevendita è a buon punto e nelle grandi occasioni gli sportivi biancazzurri rispondono sempre presente. A mezzogiorno di oggi venduti 9.000 tagliandi, di cui quasi 300 per il settore ospiti. Sugli spalti dell'Adriatico Cornacchia si aspettano dai 12 ai 13.000 spettatori. Sul piano formazione Pillon tiene tutti sulla corda, tante conferme ma anche qualche modifica, del grosso potrebbe soffiare la maglia a Pinto. In attacco da verificare le condizioni di Marras, alle prese con una contusione al ginocchio. Seduta odierna mattutina al Poggio per i biancazzurri a porte chiuse, lavoro pomeridiano sempre a porte chiuse a Peschiera per il Verona. Aglietti non recupera Zaccagni a centrocampo, ma avrà una freccia in più in attacco, l'esterno Antonio Di Gaudio, che potrebbe prendere il posto di Laribi sulla sinistra. La direzione di gara sarà affidata ad un arbitro molto esperto come il 37enne Eugenio Abbattista di Molfetta, che curiosamente ha già diretto la gara di ritorno di un mese fa all'Adriatico, finita 1-1. Col Verona a un altro precedente stagionale, 1-1 a Venezia. Nel complesso il Pescara con il direttore di gara pugliese ha 11 partite, con 4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Per gli scaligeri 9 partite, 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.